69. I fratelli cosmici. Voci dall'infinito attraverso Wanda a cura di VB. I fratelli cosmici. Cara sorella, siamo stupiti della perplessità che hai manifestato durante un incontro avvenuto con altri fratelli umani e con la luce che vi parlava. C'era molta luce e tanta vibrazione. Noi ci siamo avventurati a porre alcune domande, non per avere una conferma, ma per testimoniare la nostra presenza, sentendoci attratti dalla luce forte e accecante che emanava quel raggio luminoso e d'amore. Vuoi sapere che cosa la luce abbia risposto alla nostra domanda? Innanzitutto che forse non dovevamo introdurci nel vostro convivio d'amore, visto che noi conosciamo abbastanza tale sentire, e anzi, per essere più precisi, come già ti abbiamo detto altre volte, noi lo viviamo. Perciò la nostra domanda è stata forse superflua. In secondo luogo, ci ha ricordato che dobbiamo operare in un altro campo e al momento dovuto, senza però disconoscere il nostro operato, che è molto diverso dal vostro. È come se la nostra fosse stata un'intrusione dovuta al troppo zelo. Ora che abbiamo preso contatti di luce con il tuo canale e vista la tua disponibilità, non possiamo, anche per amore, lasciare che altre forze più congeniali alla vostra si impadroniscano di ciò che noi abbiamo ottenuto, vivere e fare esperienze della vita umana, e che ci aiuta a conoscere e a comprendere un'altra civiltà, un altro modo di pensare, un altro cammino, consentendoci di completarci per raggiungere la consapevolezza che siamo uno nel tutto dell'uno primordiale. Nel silenzio sono state dette anche altre parole, ma non è il caso di spiegartele, perché ognuno, avendo il proprio collegamento, deve agire in conformità con la sua etica. Ti salutiamo, sorella. Aggiungiamo un'ultima cosa. Noi siamo stati appagati dalle risposte e ringraziamo la luce di questo avvenimento che conferma la nostra esistenza. Dai tuoi fratelli cosmici, salve.